Dottor Franco Cracolici, direttore della Scuola Acupuntura di Firenze, lavoro nel pubblico, lavoro sia nel pubblico che nel privato e sono coordinatore di acupuntura della Toscana Sud-Est, dove lavoro in oncologia integrata, nel palliativismo con acupuntura all'interno dell'ospedale. Ho un ambulatorio specifico sugli acufeni, oltre a queste attività. Poi mi occupo delle realtà istituzionali dell'acupuntura, l'Ordine dei Medici, Regione Toscana. Mi ritrovo all'interno della SIPNEI e di strutture oncologiche. E adesso abbiamo iniziato da poco una collaborazione in cui sono coinvolto col Memorial Sloan Kettering di New York, dove vi sarà una serie di, diciamo, incontri reciproci per la formazione e per la ricerca. Ci sono 97 ambulatori attualmente di medicina complementare o integrata. Di questi 45 sono di acupuntura e vi è un'attività ospedaliera chiamata Progetto Pitigliano che vede coinvolto Manciano e Grosseto, dove vi sono appunto queste interazioni strette in molteplici campi con i pazienti oncologici, l'eniterapia, acufeni e pazienti di reparto. L'acupuntura è un pochino, è la punta di diamante, ma lo è anche la medicina integrata, perché pensiamo alla fitoterapia al centro di Careggi, dove Firenzuoli esercita la sua attività, oppure a Lucca con l'omeopatia. Diciamo che sicuramente la Toscana, che si è molto avvalsa delle sue competenze, per esempio nei riguardi dell'Atlanceo, dove ha contribuito alla linea guida sulle medicine complementari, e tuttora noi stiamo lavorando in campi istituzionali. Adesso non dobbiamo dimenticare che l'agricoltura è inserita nei LEA nazionali. Quindi tutto questo, diciamo, ha avuto un grande motore che è la Toscana. Ci sono delle difficoltà, noi abbiamo fatto 3 piani sanitari regionali, poi nelle parole di Amedeo Bianco, quando c'è stato appunto in guida dell'Atlanceo, il precedente presidente, si sono avvalsi delle linee della Toscana per portare avanti il famoso documento di Terni e i documenti successivi. È vero che è un momento particolare, la medicina integrata, l'acupuntura ha bisogno di rigore, di appropriatezza, di affiancamento. Allora, la chiave è non la sostituzione della medicina allopatica, ma l'affiancamento. Questa è una parola chiave perché così facendo possiamo sicuramente essere utili. Senza gridare ai miracoli, dobbiamo dire con grande evidenza che negli Stati Uniti quasi tutti gli ospedali oncologici pubblici hanno un reparto di agopuntura, di fitonutrizione, di mindfulness. E quindi diciamo che ci sono delle realtà a macchia di leopardo. Questa realtà, per esempio, in Italia avete delle regioni avanzate, oltre alla Toscana pensiamo all'Emilia-Romagna, pensiamo alla Lombardia e delle regioni che sono più indietro. Questo vento che agita il pensiero spesso di alcuni colleghi, solo di alcuni, è un vento secondo me sbagliato, perché dobbiamo lavorare in rete, dobbiamo vedere dove ci sono le evidenze, dove c'è l'appropriatezza, dove ci sono esperienze, come quella per esempio che noi stiamo portando avanti sull'ictus, no? Sulla afasia, disfagia, sull'ipertono. Ecco, bisogna cominciare a proporre con grande umiltà, a proporre senza imporre dei metodi che sono millenari. L'OMS la cita per 64 patologie diverse, il National Institute of Health l'ha sdoganata nel 97. La Cochrane la dà come certezza ed efficacia per moltissime patologie e via dicendo, potrei continuare. È patrimonio dell'umanità da pochi anni con l'UNESCO, gli Stati Uniti se ne servono per le commozioni cerebrali, per le vittime delle due torri, per i pompieri delle due torri, quindi oramai diciamo per quello che riguarda l'acupuntura direi che lo sdoganamento è un po' a tutti i livelli. Esistono medici più attenti e medici meno attenti. Il medico magari meno attento si serve unicamente del protocollo e lo applica coram populo. Il medico più attento fa il medico internista, cioè più che servirsi unicamente dei mezzi diagnostici e tecnologici,
si fida del controllo umano, manuale, sensibile, che, come diceva Ippocrate, vede un medico politropico, dallo sguardo e dal comportamento denso e fluido, che volge lo sguardo di qua e di là per capire, per comprendere. Quindi questa è la nostra, una medicina antica che ha le orme di Ippocrate, Galeno, che parlavano proprio come noi, cioè nel senso, io sono un medico, do anche gli antibiotici quando ci vogliono, però chiaramente mi rendo conto che, come diceva Galeno, la temperatura, i luoghi, le situazioni forgiano l'anima e il corpo, e questo non lo dobbiamo dimenticare. Salute che cambia vuol dire innanzitutto pensare che quegli 8 milioni che fanno, gli italiani che fanno uso di psicofarmaci, devono cambiare, e gli stili di vita cambiano. La conoscenza, per esempio, del bait forest, del bagno nelle foreste, dove i terpeni, i monoterpeni, gli isoterpeni fanno molto di più di una ginnastica in palestra, per esempio. Questo è un concetto che noi abbiamo, l'oasi Zegna, dove c'è questa sperimentazione. C'è Mancuso che si occupa dell'importanza neurobiologica delle piante. Questo è un dato di fatto. L'attenzione alla biofisica, noi parliamo di biochimica, ma l'effetto grounding sulla Terra, sugli ioni elettronegativi di cui dobbiamo caricarci usando scarpe adeguate, marcia e deambulazione sul suolo in una certa maniera, lasciare le scarpe fuori dalla nostra casa, un'alimentazione intelligente, che vede cereali integrali, pesce, frutta, verdura, legumi decorticati. Questa è la vita. Soprattutto la vita è capire che vivere per e non vivere contro seleziona a livello interno, tramite il nervo vago, un differente stato di salute. Quindi questo è il senso della vita, il senso della medicina e il senso della prevenzione. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.